Albano non passerà il Natale con Romina e Loredana. Questo è l'uomo sarà con lui. Albano è stato intervistato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini. Nel numero in uscita mercoledì 12 dicembre, il cantante di Cellino San Marco ha raccontato di voler passare il Natale a fianco alla ex moglie Romina Power e alla ex compagna Loredana Leciso. Natale lo trascorrerò a Cellino con mia madre Yolanda che ha 96 anni. Un po' dei miei figli sono in giro per il mondo e io starò con chi ci vuole stare. Io sono un uomo di pace, cerco di seminare pace anche se non sempre ci riesco. Sarebbe un miracolo se Loredana e Romina volessero festeggiare con me, ma lascio fare agli altri, di certo veti non ne metto, queste le prime parole del cantante. Albano, a Natale insieme a Romina e Loredana? Albano passerà il Natale nella sua tenuta di Cellino San Marco in compagnia della mamma Yolanda. In riferimento a Romina poi ha rivelato, giuro che non so cosa abbia deciso, so che prima sarà dalla sorella, mi piacerebbe stare tutti insieme a festeggiare. Sono stagionato, vaccinato a qualsiasi evento, per me ogni giorno deve essere Natale, non puoi volere bene a tutti solo una volta all'anno. A Natale si fermano anche i criminali, i bomberoli, le guerre, e allora perché non farlo sempre? Albano e Romina ancora insieme, spunta uno scatto che non lascia dubbi. I fan della coppia, Canora, composta da Albano e Romina Power, sperano un giorno di vederli tornare insieme come coppia anche nella vita. Tuttavia, almeno con le parole e un po' meno con i gesti, i due cantanti hanno sempre smentito questa aspettativa. Ma qualche ora fa è spuntato uno scatto sospetto, che non lascia dubbi. La foto è apparsa sul profilo Instagram di Romina e nell'immagine, il cantante di Cellino San Marco e l'ex moglie, sono insieme e sorridenti. I due cantanti in questi giorni, si trovano impegnati in un tour in Polonia. La foto che infatti la Power, ha pubblicato sul suo profilo personale, ritrae lei e l'ex marito insieme in camerino, prima di esibirsi. La cantante italo-statunitense è estremamente apprezzata dal pubblico e ha deciso di condividere con i suoi fan uno scatto molto bello. Altrettanto bello è il commento che Romina ha dato alla foto, Madeleine, dette, Alessandra e Tiziana prima di un bellissimo e toccante concerto a Gdansk. Che pubblico! Lo adoro! Ma un dettaglio non sfugge ai follower di Romina, ed è la grande sintonia che si percepisce tra i volti di lei ed Albano. Albano e Romina Power, uno show tutto per loro su Canale 5 Buon Tutto, Buona Vita. Una notizia che fa esplodere di gioia i fan della coppia di cantanti formata da Albano e la sua ex moglie Romina Power. Secondo quanto riposta TV Blog, Albano e Romina sarebbero i protagonisti e allo stesso tempo i conduttori di un programma dedicato esclusivamente a loro. Sarà trasmesso su Canale 5 a partire dal prossimo anno. La presentazione dei nuovi palinsesti TV di Mediaset, avrebbe portato a galla la novità. Si tratterà di due serate speciali, che andranno in onda rispettivamente mercoledì 23 e mercoledì 30 gennaio 2019. Il titolo, anche se provvisorio, dello show è, Buon Tutto, Buona Vita. Sarà uno show prettamente musicale e che accoglierà grandi nomi della TV e dello spettacolo italiano. Tra gli ospiti, spiccherebbe già il nome di Pippo Baudo,
grande protagonista della storia della nostra TV, nonché amico del cantante di Cellino San Marco. Anzi, fu proprio Pippo Baudo a scoprirlo e introdurlo nel mondo del musica nello spettacolo Sette Voci. Albano, il desiderio segreto per il Natale, festeggiare insieme a Loredana Lecisu e Romina Power. Albano Carrisi, il celebre cantante pugliese di Cellino San Marco, è tornato alla ribalta della cronaca per alcune clamorose dichiarazioni rilasciate al settimanale di Gossip Key, dove ha svelato il suo sogno segreto per i festeggiamenti natalizi, che come di consueto passerà insieme alla mamma 96enne Yolanda nelle note tenute di famiglia in Puglia. L'artista, che nelle ultime settimane è stato al centro di un imbarazzante mistero a causa dell'improvvisa e non preannunciata assenza nel salotto di Barbara D'Urso a Domenica Live, sembra ormai aver raggiunto un equilibrio sia con l'ex moglie Romina Power, con la quale ha ritrovato armonia anche sul palcoscenico, sia con Loredana Lecisu, la compagna che per tanti anni è stata al suo fianco e che gli ha dato la gioia di altri due figli, Yasmine e Albano Elunga R. In una lunga intervista rilasciata al settimanale di Gossip Key, Albano svela che durante le festività natalizie si troverà nella storica dimora delle tenute Carrisi a Cellino San Marco. E ammette che per quei giorni ha un piccolo sogno, insomma un desiderio molto bello e particolare che coltiva nella segretezza del suo cuore. Da sempre Albano è alla ricerca di pace e tranquillità. Vuoi i suoi problemi di salute, vuoi i dolori che la vita gli ha riservato, ma anche l'età che avanza e i problemi legati ad una famiglia allargata hanno portato il celebre artista ad augurarsi di poter festeggiare il Natale insieme ai suoi affetti più cari, che comprendono oltre ai figli anche l'ex compagna Loredana Lecisu e Romina Power. Intervistato dal giornale di Alfonso Signorini, Albano dice: Natale lo trascorrerò a Cellino con mia madre Yolanda che ha 96 anni. Un po' dei miei figli sono in giro per il mondo e io starò con chi ci vuole stare, quindi sottolinea. Io sono un uomo di pace, cerco di seminare pace anche se non sempre ci riesco. Sarebbe un miracolo se Loredana e Romina volessero festeggiare con me, ma lascio fare agli altri, di certo veti non ne metto. Albano tiene comunque a dire che, non so cosa abbia deciso, so che prima sarà dalla sorella, mi piacerebbe stare tutti insieme a festeggiare. Un desiderio legittimo il suo, che vorrebbe vedere la gioia ed il clima natalizio non solo limitato ad un giorno l'anno, bensì a tutti i giorni dell'anno, insomma una tregua da tutti i problemi e le cattiverie del mondo.